Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi non faccio video urbex, ma un video chiacchiericcio e un video haul incartamento. Adesso vi spiego perché. Allora, sapete bene che io mi sono presa una pausa da YouTube che non è ancora del tutto terminata per via di un progetto personale che sto portando avanti da qualche mese. E quindi mi stava portando via del tempo e me ne sta ancora portando via un po', anche se diciamo il 60% l'ho quasi fatto. Ma è stato un periodo di tensione, è stato un periodo di nervosismo. Vuoi mettere anche la nascita di Camillo, che è stata una sorpresa inaspettata. E quindi questo è, non si vive di solo internet, non si vive di solo urbex e quindi ho dovuto fare delle scelte e dare le priorità alla mia vita reale. Per quanto riguarda il mio canale, ho deciso di pubblicare meno video, ma con contenuti che mi interessano davvero. Rimarranno i viaggi, perché vabbè, i viaggi li adoro, anzi devo ancora pubblicare i vlog del Giappone, me ne vergogno, siamo a febbraio, ci sono andata ad agosto e li ho ancora là, veramente lo so, sono vergognosa, lo farò. Anche perché ho visto dei posti molto carini, molto belli, non solo il parco acquatico abbandonato, ma ho visto comunque tante altre cose e conto di tornare in Giappone, ma non adesso perché ho appunto questo grande progetto e quindi non voglio fare programmi a lungo termine, diciamo. Allora, a parte questo, vi dico anche una cosa. Allora, la polemica del lunedì non andrà più in onda perché non mi entusiasma più di tanto farla. Poi, che dire, per quanto riguarda poi le ricette anche lì, ma lì c'è un progetto a parte che vi svelerò in un altro video magari. E poi, che dire, cosa tengo ancora? Ho l'about Maletita, quindi dove parlo di me, gli haul, perché so che a voi interessano, soprattutto alle ragazze che mi seguono, perché lo shopping piace a tutte le donne, qualsiasi attività facciano, che si occupino di trekking, di luoghi abbandonati, di horror. E ecco, intanto si era scaricata la batteria, quindi vi stavo dicendo che appunto terrò la rubrica All About Maletita, poi che cosa tengo ancora? Urbex, ne terrò di meno. Vi spiego anche il perché. Se avete notato, i miei ultimi video urbex sono un pochino più elaborati rispetto ai primi. Perché innanzitutto ho introdotto Venus e in questo periodo di progetto è un pochino complicato da spostare, anche se non più di tanto, ma poi anche soprattutto gli urbex stranieri hanno notato che ci sono i sottotitoli in inglese e in spagnolo. In più i video li giro in voiceover e metto anche la musica. Quindi ora montare un video urbex mi porta via molto più tempo rispetto a quando li facevo agli inizi, perché devo cercare la musica giusta, devo fare le traduzioni, vabbè che c'è anche Google Translator, però comunque devi correggerle le traduzioni perché non bisogna prendere come oro colato quello che dice Google Translator, a parte che poi preferisco dare anche un tocco personale visto che comunque l'inglese e lo spagnolo li conosco. Quindi diciamo che mi porta via molto più tempo. Infatti, poi vi dirò anche il calendario dei vari video quando la pausa è finita, perché almeno abbiamo i nostri appuntamenti fissi come sempre. Ridurrò le categorie di video anche perché appunto preferisco focalizzarmi su quello che mi piace di più. Inoltre, che dire, allora, siete in attesa di sapere questo grande progetto, posso dirvelo. Così facciamo anche il video haul.
Impacchettamento. Ebbene sì, si tratta di trasloco perché io cambierò casa e quindi in questo periodo sono stata molto impegnata a cercare la casa giusta per me e a vendere questa in cui abito. No, l'acquirente sarà segreto, non saprete chi è. Anche perché da quello che ho potuto capire è una persona molto 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 riservata e non ama tantissimo i social. Ha visto Venus dal vivo, l'ha visto 3 sabati fa perché mi ha chiesto di venire a casa mia a prendere delle misure, visto che ha un pochino più di fretta di me di traslocare. Ho detto non ci sono problemi, però sappi che ho questa statua all'ingresso, non ti venga una sincope. No, 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 va bene, va bene. Casa mia è stata venduta. Anch'io ho trovato finalmente la casa giusta per me perché appunto prima me ne piaceva una, solo che il costruttore non mi è sembrato il massimo dell'onestà e della trasparenza, quindi ho preferito non acquistare da lui. E poi però ho trovato questa che ho detto, tanta roba questa casa, quindi per questo motivo che sono stata anche assente da YouTube, perché appunto dovevo andare a cercare le case, dovevo andare a cercare i pochi mobili che mi servono, perché per fortuna nella casa che ho trovato ci stanno tutti, compresa cucina. Infatti anche i mobilieri me lo dicono, mi fanno: hai avuto una fortuna enorme, cioè trovare la casa con le stesse misure della tua cucina ti è andata benissimo. Tra l'altro, poi la mia cucina è ancora buona, ancora valida, quindi perché buttarla? Il vero motivo è stato questo, che ho dovuto impegnare gran parte del mio tempo alla ricerca di casa nuova e non è stato semplice, non è stato assolutamente semplice perché non mi piacevano le case che vedevo. Poi, se voi volete vedermi davvero senza freni inibitori, portatemi a vedere una casa o i mobili. Non mi tratterrò mai. Infatti, ho fatto sclerare diversi agenti immobiliari perché mi portavano a vedere la casa. Ma che schifo di piastrelle! Ma questa casa che cos'è, una prigione? Mi rivolgevo così, però appunto gli dicevo già da prima, visto che comunque non sto comprando un vestito che se non mi piace prendo, lo regalo, sto comprando una casa che quindi da sostituire non è poi così semplice come un vestito. Infatti mi hanno detto: no, no, ma fai benissimo, anzi hanno apprezzato perché almeno ho le idee chiare. Quindi questa cosa mi ha sicuramente avvantaggiato tantissimo perché almeno ho le idee chiare e anzi è quello che posso consigliare sia nei negozi di mobili che quando si cerca casa di non usare freni inibitori, attenzione, non di insultare l'agente immobiliare, però se una cosa veramente non piace non abbiate paura di offendere l'agente immobiliare perché lui sa che non state offendendo lui personalmente ma state esprimendo un parere sincero sulla casa. E lui magari può aiutarvi a trovare una migliore, una più confacente alle vostre esigenze. Quindi non è poi così negativo non avere freni inibitori. Stessa cosa anche per i mobili, visto che anche i mobili non è che li cambi ogni anno. Anche lì, se usi freni inibitori, magari ti suggerisce dei mobili che non ti piacciono tantissimo. Invece, se tu dici veramente quello che pensi, lo faciliti tantissimo. Mio parere personale, questo io ve lo dico proprio come consiglio, però appunto ho trovato questa casa, non ho avuto nulla da esprimere, anzi sì, perché sì, rimarrò in questa zona perché appunto è una zona che mi piace tantissimo. Io col cavolo che vado ad abitare a Milano perché è troppo caotica, troppo incasinata e quindi non esiste che io vada via a Milano. Non è mai entrata nella mia testa, a parte che io a Milano vado solo se devo andare, ma proprio per cause di forza maggiore, perché proprio mi vengono gli attacchi agorafobici con tutta quella gente. Poi col fatto che ho la macchina, preferisco andare in giro in macchina piuttosto che con i mezzi pubblici. Sarà che li ho presi per così tanto tempo che adesso la repulsione è totale. Vabbè.
Comunque, bando a questa grande premessa che ho dovuto fare, che mi è sembrata doverosa, visto che comunque vi chiedevate ma che fine hai fatto e tutto, ecco il vero motivo perché appunto devo cambiare casa, sono stata impegnata a cercarla, poi questioni burocratiche e quant'altro, e anzi adesso poi questo mese ci sarà l'altra parte burocratica. E poi il trasloco vero e proprio, ma visto che io non mi voglio ridurre all'ultimo momento, comincio a inscatolare le prime cose, addirittura in questo video. Cominciamo subito. Innanzitutto mi sono premunita di questa enorme scatola. Eccola qua. Mi sono premunita, infatti anche il box è pieno di scatole che sto raccattando dappertutto perché appunto non ho, cioè mi servono poi per mettere man mano le cose e per andare via. Anzi, addirittura un mio amico mi ha chiesto di filmare il trasloco di Venus, come verrà trasportato da casa mia a casa mia. Vedremo cosa riesco a fare, insomma. Allora, cominciamo. Oh, intanto ho anche dentro delle altre cose che sistemerò e vi farò vedere. Naturalmente andrò a casaccio. Eccomi. Allora, con i saldi ho fatto un po' di shopping, ma non più di tanto perché, vi ripeto, la mia priorità è la casa e quindi onestamente non ho tanta voglia di pensare ai vestiti, ai trucchi e quant'altro, ma piuttosto a comprare mobili, cose di casa che mi piacciono e che la fanno veramente bella. Potrei farvi l'home tour, però è meglio forse di no, perché diciamo che ho dei quadri, delle sculture e quant'altro che YouTube mi potrebbe censurare. Ecco il motivo per il quale io non faccio mai il mio home tour. Cominciamo da Sephora, va. C'era lo sconto del 20% anche su Kat Von D e ne ho approfittato ovviamente perché ragazzi non puoi non prenderti le cose Kat Von D. Allora ho comprato l'Everlasting Glimmer Veil che ho preso il Wizard, quindi il rossetto nero glitterato, eccolo qua. Poi ho preso un altro rossetto liquido, il Backstage Bambi. Io mi trovo molto molto bene con questi rossetti di Kat Von D perché sono fantastici, hanno una durata meravigliosa. E poi ho preso questa, la Fetish, la palette, era super scontata, ho detto vabbè, comprala, va, ma che bella. Poi, tra l'altro, adesso che faccio i video con Venus e ne farò tanti altri, questa diciamo che cade a fagiolo. Allora, questa direi di metterla ancora nel cassetto dei trucchi in bagno, quindi ancora non la inscatolerò. Vi posso confessare una cosa? Un po' mi dispiace lasciare questa casa perché comunque è stata la mia prima casa in cui sono venuta ad abitare da sola e mi dispiace un po', anche se l'altra casa è molto molto più grande, molto più bella, però un po' dispiace, però. Punto. Hai voluto tu, Gianna, eh? Non, nessuno ti ha costretto a cambiare casa, però effettivamente se guardate anche i vecchi video, per esempio l'Haul del Giappone, già lo dicevo che mi sentivo un po' ristretta e quindi volevo cambiare casa. Eccoci qua. Cuccia per Camillo. C'è scritto Prince. Eccola qua. L'ho presa da Zooplus, l'ho pagata sui qui, neanche 20 euro, sotto i 20 euro, ed è una cuccia resistentissima e tenete conto che adesso lui sta mordendo e distruggendo molte cose, quindi vi dico che è molto resistente perché ne ho un'altra per le piccole che non si è rotta sebbene lui l'abbia morsa di tutto. Ve la consiglio vivamente, soprattutto se avete dei cuccioli. E questa va in scatolata. Anzi, mi farà da pluriball per cose più delicate. Poi ho preso dei pigiami, ne ho preso anche un altro ma è nel cassetto, lo vedrete magari in un altro video, della Milk & Honey, c'erano i saldi. Questa marca italiana di pigiami è favolosa, io ve lo dico, ve la consiglio.
E c'è questo simpaticissimo riccio. Io adoro i ricci, lo sapete. E niente, quindi è a righe con il riccio ricamato e i pantaloni rosa. Sono rosa semplici, quindi non li apro anche perché adesso questo ho intenzione di scatolarlo. Pluriball, pluriball, pluriball. Questo serve per Venus perché fidatevi che trasportare lui non è per nulla facile. Non è pesantissimo, peserà 15-20 kg, ma è molto molto ingombrante e delicato, soprattutto le mani, il cappuccio, quindi bisogna prestare molta molta attenzione. L'altro giorno sono andata al Carrefour e ho preso delle cose, ho preso questo bollilatte della Tognana, appunto mi serve per il progetto, ragazzi, attenzione, poi vi faccio l'annuncio e lo mettiamo via. Ho preso questo set di tre imbuti, sapete quegli angoli del centro commerciale, tutto 1 euro, 2 euro, 3 euro, ecco, io ci impazzisco lì. La roba costa poco, ma poi finisce che ci spendi magari il mondo. E poi un'altra caraffa graduata, ce l'ho lilla, l'ho presa verde. Un altro pigiama, sempre della Milk & Honey. Ha i pantaloni rosa di questo colore e questo è. A me piace un sacco comprare i pigiami perché sto molto spesso a casa e quindi i pigiami li indosso veramente tanto. Bello fare gli scatolamenti con voi, almeno mi distraggo e non mi annoio. Ah, poi ho preso questo tappetino antiscivolo che posso ritagliare e mettere dentro i cassetti e lo faccio quando sarò nella nuova casa. E queste sono cose per Clara, quindi. Per lo swap, Clara, non mi sono dimenticata di te, ma abbi pazienza. Ecco, magari metterò anche qualche video swap. Anzi, se c'è qualcuno interessata allo swap, me lo faccia sapere che ci scambiamo un po' di cose. Ecco, ma lì è sempre dell'haul, ma poi anche perché mi fa piacere ricevere pacchi di cui non so il contenuto. Uno dei pezzi forti del mio haul, Giancarlo Paoli. Le scarpe di Giancarlo Paoli, io le raccomando sempre, sono scarpe made in Italy, scarpe bellissime. E a sto giro ho preso questa in vernice lucida con le borchie dorate, le adoro, sono stupende. Adesso devo vedere se scatolarle o meno, anche perché in questi giorni c'è neve, quindi uscire con queste anche no, no, mi bagnerei i piedi e le rovinerei. Visto che comunque non sono propriamente low cost, ecco, direi di metterle un attimino in parte. Voilà, altro primo sacco. Allora, dovrebbe essere Forever 21. Alcune cose me le avete già viste addosso nei video Urbex. Allora, ho preso questa gonna in finta pelle con tutte le frange. Poi ho preso questa gonna in vinile, l'ho presa sia così che viola, con la cerniera anteriore e la catena. Questa la metto via, di là. Poi ho preso questo body rosso. Anche questo me l'avete già visto. E poi quest'altra gonna con la cerniera anteriore senza catena. Queste mi servono subito, quindi non le metto nello scatolone. E poi c'è sempre questa gonna, me l'avete già vista in un altro video. Quindi sì, dovete andare a vedere i miei video Urbex se volete vedermele indosso. Il try on haul in genere non lo faccio. Qua. E anche questa la metto via. Utilizzerò però la busta perché appunto ci sono buste molto resistenti, quindi le cose per il trasloco sono favolose. Ah, calzedonia, aiuto. Vabbè, un po' di pacchi li ho comprati, ho preso queste autoreggenti che hanno
il retro tipo corsetto, poi collant termiche, mi pare, sì. No, no, qui collant con l'inserto in vinile nero, però anche se ve le faccio vedere non rendono, bisogna vederle indossate. Eccole qua le collant termiche che metterò subito visto che mi interessano. Non è che le posso mettere in primavera che muoio di caldo, ovvio. Poi ho preso i leggings termici, direi che è il caso di metterli visto che fuori ce n'è. Questi in jeans. Ho dovuto prendere le S anche di questi perché appunto i leggings sembrano tanto stretti e aderenti, poi li indossi per un po', ti cadono giù tutti come i collant. In questo no, non ho fatto shopping dal Vero Martini, è una busta riciclata. Allora, qui ci sono dentro due profumi che ho a casa, ma li devo dare a mia sorella perché io, sappiatelo, sono allergica al profumo. Mi viene proprio la nausea, non posso portare profumi. E quindi glieli regalo e qui dentro c'è un regalo che ho preso a mia madre perché appunto non aveva tute per stare in casa e gliel'ho comprata, eccola qua, una tuta in ciniglia per lei, ecco qua. Intanto in sottofondo sentite Lizzy, Lizzy che fa i grugniti e ovviamente non è che la posso lasciare all'addiaccio quando faccio i video. Voi che mi seguite lo sapete che c'è la Lizzona nazionale che dice sempre la sua. Ma mi sa che adesso sta dormendo, sta ronfando perché col freddo lei mica si muove. Questo lo diamo via. Poi, cosa c'è? Alcuni di voi mi hanno chiesto che fine ha fatto Morticina. Eccola qua, adesso finisce nello scatolone del trasloco perché è una delle cose che mi serve di meno in questo momento. Molly Bracken, mi è caduto giù tutto. Questo maglione con tutti i pompon. Mi sa che lo metto nell'armadio dei vestiti. Fa freddo. Poi dopo rogno che non ho maglie. Però poi le metti tutte in busta, no? Ovvio. Poi ho preso questo cappellino leopardato con il peluche, così è sintetico. Poi questo maglione. Un po' grunge, un po' così, un po' strappato. No, è troppo bellino. Di questo cosa ho preso? La SM e di quello la S mi pare, perché comunque Molly Bracken veste abbastanza abbondante. Ultimo pacco, sono andata. Ma che ultimo pacco? Qua un pacco dentro l'altro ce n'è. Madonna, aiuto! Cioè, io faccio shopping e poi non mi ricordo quello che ho comprato. Brava Gianna. Sono andata da Intimissimi. Non è che ho fatto, ve l'ho detto, così tanto shopping come al mio solito, ma perché forse appunto le energie concentrate su altro. E ho anche la quarta di mutanda perché sì, non ho il sedere piatto, va bene. Oh, allora poi qua ho preso questo qui, sempre in quarta B, contenti? Senza ferretto perché non ho bisogno dei reggiseni col ferretto. E anche qui la quarta, perché non ho proprio il sederino. E tra l'altro ho anche un sedere molto molto tonico alla faccia di chi mi sfotte. Mettiamo via, questo devo vedere, sì, lo inscatolo perché mi straborda il cassetto della biancheria intima, quindi metterò via. Sono andata dal mio negozio di fiducia, Lissone, ho preso questa borsa dell'Henny Dip che ho pagato 20 euro in ecopelle, ma è troppo carina, infatti la sua figura la fa troppo carina. Adesso devo vedere se darla a mia mamma o tenerla io, perché mia mamma ogni santa volta mi guarda le borse e le vuole. Fa sempre così. Volantini, ma sono molto utili in caso di trasloco per avvolgere le cose. Poi ho preso questo vestito, non a marca, no, della Ain, ma non mi interessano le marche onestamente. Con tutti i cuori, 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 cuori. Non poteva non essere mio.
Sì, io ho anche un'anima cuoriciosa, non solo anima gotica. Mi piacciono anche i cuori. Infatti, casa mia sarà molto contrapposta. Vedrete poi quello che potrò farvi vedere. E infine ho preso questo giubbotto aderente della Relish. Adesso mi sa che è troppo presto per indossarlo, anche se imbottito, però appunto lo metto nell'armadio, che così almeno mi libero un po'. E dalla maletita è tutto. Ah, no, non è tutto, ragazzi, perché davanti a me ho un'altra cosa che ho comprato prima di Natale, ma è troppo carina per non mostrarvela. Sono andata alla Thun. Adesso mi sto scimmiando con le cose della Thun, perché voglio cambiare le tazze di casa mia. Infatti mi sa che dopo esco, vediamo se, non, se le strade sono pulite così, perché volevo prendere un po' di, cioè, perché sono troppo carine, voglio cambiare le tazze di casa mia, buttare le vecchie. Quando si cambia casa si ha voglia di cambiare, non diciamoci scemenze. E ho preso questa tazza con tutti i fiocchi di neve, sono anche in tema visto che in questi giorni ha nevicato. Eccola qua, che in teoria poi è una tisaniera, quindi con l'orsetto polare e la lunetta per tenere. Lizzy, sì, va bene, abbiamo capito che vuoi partecipare al video. Vuoi venire a salutare? Lizzy, vieni! E qua è il filtro per la tisaniera, però io non bevo tante tisane, quindi un uso lo troverò e questa la metterò nello scatolone perché appunto adesso non ho nessuna intenzione di usarla. Non mi interessa. Adesso sì che è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Iscrivetevi al mio canale, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!